Nelle puntate precedenti. Il download del database di Ayakon purtroppo è incompleto, però abbiamo ottenuto 4 serie di coordinate decrittate. Se vogliamo avere qualche speranza di recuperare le reliquie di Ayakon prima che lo facciano i Decepticon, allora dobbiamo dividerci in più squadre. Utilizzando più unità riusciremo ad arrivare contemporaneamente a tutte le coordinate. Occhi aperti, Bulkhead! Ratchet, vieni qui! Quello è il database di Ayakon! Si trasferisce sul nostro mainframe! Mio caro Rafael, tu sei veramente un genio! Sta arrivando Bulkhead! Io non vedo l'ora di dirgli le novità! Oh no! Ditemi, chi è il più spietato fra voi? Non c'è ferocia più grande di un intero alveare di Insecticon. Però, se proprio deve sceglierne solo uno... Eccomi, il mio nome è Archen. Dovrai recuperare qualcosa per me, Archen. E per farlo annienterai ciò che incontrerai sulla tua strada. Dividetevi e non esitate a distruggere qualunque cosa! Miko e Jack affiancheranno Arcee e Bumblebee. Sì! Programma il trasferimento e triangola le coordinate delle altre reliquie. Brava, gran bella mossa, Miko! Perché ho rubato informazioni segrete sotto il naso di Megatron? Faccio solo la mia parte per il Team Prime! Oh, devo andare, Bulk, quando torno ti racconto tutto! Aspettami! Abbi cura di noi, Miko! Bulkhead, preparati per la tua missione. Questa volta sei diretto all'equatore. Non ho paura del clima tropicale, sono un demolitore! Rafael e l'agente Fowler saranno i tuoi riferimenti per le comunicazioni e il trasporto. Prendo un altro cheeseburger! Quello mi sembra ancora fuori uso. Occhi aperti, Bulkhead. Che fetore! È peggio che entrare in una caserma di Decepticon! Ottimo posto per nascondere qualcosa! Base, non vedo traccia della reliquia. Mi confermate le coordinate? Sto triangolando la tua posizione, Bulkhead. Sì, sei nel posto giusto. Ho bisogno di un caffè. No, le coordinate sono sbagliate. Qui non c'è niente. Ma sta arrivando qualcuno. Yeah!
così Megatron ha mandato un insetto a fare il lavoro sporco. Se non sbaglio, anche tu te la intendi di lavoro sporco. Dico bene? Demolitore. Noi due ci conosciamo. Conosco quelli come te. Ti assicuro che ne ho schiacciato più di uno nel corso delle mie missioni. C'è una cosa che mi piace molto degli insetti. Fanno tanto rumore quando li sfascio. Ratchet, il virus è programmato. Comincio a caricarlo. Ralph, ho avuto un'intuizione. Il ragazzo è occupato, lo sostituisco io. Fowler, come sta il bello addormentato? Bene, ho sognato che finalmente avevi rispetto per me. Continui a sognare. Che cosa succede? Nel punto indicato non ho trovato niente, ma forse una colata di lava ha trasportato a valle la reliquia. Come? Senza bruciarla? Le reliquie sono sopravvissute al trasporto interstellare, sicuramente saranno... Oh, cavolo. Che cosa c'è? Sto perdendo Energon. L'Insecticon me le ha suonate. Quale Insecticon? Probabilmente è solo una guarnizione rotta, niente di grave. Lui è messo molto peggio di me. Il Demolitore mi ha risparmiato. Rimpiangerà questo grave errore. Avevo ragione. L'ho aperta finalmente. Oh oh. Basil, abbiamo un piccolo problema. Bulkhead, quale problema? Ho trovato la reliquia. Sembra una scorta di Energon. Meglio di niente, giusto? No, 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 non in questo caso. È una sostanza chiamata Toxin. Provoca nausea e vertigini se la si tocca. L'esposizione prolungata indebolisce fino alla paralisi. A volte può addirittura spegnere la scintilla. Allora, che cosa ci fai ancora lì? Allontanati subito da quel Toxin! Hai capito? Se è davvero così letale, neanche i Decepticon lo vorranno. No, lo vorranno e come, agente? Durante la guerra per Cybertron, Megatron ha trovato un modo per raffinare il Toxin e trasformarlo in un'arma di distruzione di massa. Ho visto intere unità annientate dai suoi terribili effetti. Non permetterò che i Decepticon trovino questa sostanza. Ok, allora portala qui. Raf, apri il ponte terrestre. Se lo scordi. Anche se avessimo un posto dove conservarla, questa roba è troppo pericolosa per rischiare di esporre tutti a... La richiamo io, agente. Sarà meglio metterla al sicuro. Lo farò a modo mio. Eccola. Pensavo che fosse tossico. Sì, lo è. Ma dovevo allontanarmi da quegli Insecticon. Scusa, che vuoi fare? Mi libererò di questa pietra fumante nell'unico modo possibile. Salirò lassù e la butterò dentro il vulcano. E come farai con gli Insecticon?
Tranquillo, non è la prima volta che sfoga una pattuglia nemica. Lord Megatron. La reliquia che abbiamo trovato contiene Toxin. Bene, quanto ne avete esattamente? Al momento niente, signore. Un Autobot lo sta... Non dicevi di essere il più spietato tra gli Insecticon? Aspetta, ti stai allontanando dalla cima del vulcano. Esatto. Seguitemi. Il demolitore è ferito e parte Energon. Trovatelo! Hai creato una falsa pista! Anch'io ho fatto la stessa cosa quando ho perso un'unità dietro le linee nemiche. E quando mai lei è stato dietro le linee nemiche? Non ho sempre fatto la vostra balia. Oh, adesso mi dirà anche che la mamma non le rimbocca più le coperte. Fin dal primo addestramento. Addestramento per cosa? Per fare il clown da rodeo? Hai decisamente visto troppi rally di Monster Truck con Miko. Era un ranger dell'esercito, dovevamo vedercela con i peggiori. Chi l'avrebbe detto che ci somigliamo così tanto? Rafael, l'agente Faul era ripreso conoscenza? Resta in linea, Bulkhead. Torno subito. Sono qui, Prime. Com'è la situazione? Chiedo di accedere a una base di ricerca che si trova a queste coordinate. Faccio una telefonata. È un lavoro sporco che solo un demolitore può fare. Forza, Bulkhead. Questa è un'emergenza. I nostri satelliti hanno individuato una pericolosissima eruzione solare. Dovete evacuare immediatamente l'intera base. Mi avete sentito? Dovete andarvene adesso! La base è sgombra, Prime. Non radere tutto al suolo. Molte grazie, agente Fowler. Bulkhead, come te la cavi? Ho avuto momenti migliori. Si sa niente di Miko. Non preoccuparti per lei. Concentrati sulla tua missione e basta. D'accordo. Mi fermo un minuto. Devo riposare. So che è dura, vecchio mio, ma non devi mollare. Bulkhead, rispondimi. Bulkhead, rispondimi, ammasso di ruggine. Ce ne sono, agente. Sei riuscito a spaventarmi. Io non ce la faccio, signore. Non voglio sentire certi discorsi, soprattutto da uno come te. Sappiamo entrambi che hai visto di peggio. A terra! A terra! C'è niente di peggio, nemmeno le schegge. Alzati, soldato, non dimenticare che sei in missione e conosci bene i motivi per cui l'hai intrapresa. Onore, dovere. E la famiglia, ecco perché devi fare l'impossibile per concludere la missione e tornare sano e salvo a casa. Miko, io avrei il compito di proteggerti. Ma il
Naked, senti, sono strizzata in una montagna di muscoli d'acciaio. Sono ben protetta. Ehi, Miko, guarda qui! Altre cicatrici! Miko? Ho vomitato sui tappeti. Scusa. Prima di diventare un guerriero ero un manovale. So costruire case e so demolirle. Voglio diventare come te, Bart. No, devi fermarti, subito. Non posso. Devo trovare il modo di uscire. Bart, lo so che un angolo della tua memoria si ricorda di me. E per quanto mi riguarda, sappi che non ti dimenticherò. Sì, ha ragione, agente Fowler. Devo portare a termine la missione per gli altri Autobot e soprattutto per Miko. I suoi spostamenti sono privi di logica. Sta sicuramente cercando di depistarci. Se vogliamo trovarlo, non dobbiamo più seguirlo. Dobbiamo anticipare le sue mosse. Bene, sono quasi arrivato. Basta così, soldato. Posa quel sasso e torna subito alla base. Sono Fowler. Miko, che cosa succede? Ma che stai dicendo? Sono nel bel mezzo di una crisi e vuoi che io... D'accordo, passamelo. Demolitore! Posa quella pietra e mettiamo la parola fine alle tue sofferenze. Prima devo schiacciare qualche insetto. Sono contagioso! Torno fra poco! Signor Fogel, qui è l'agente speciale William Fowler del governo degli Stati Uniti. D'ora in poi lei sarà delegato del dipartimento per le... relazioni interstellari. Barkley, ci sei ancora? Io sono nei guai e lei mi mette in attesa. Volevo comunicarti che Miko è al sicuro. Ha compiuto la missione. Bene, è in gamba la ragazzina. Non muoverti! Contatta subito la base e chiedi un'unità di contenimento. Bucket, senti? Ratchet, vieni qui. Bucket, per favore, rispondi. Quello è il database di Ayakon. Si trasferisce sul nostro mainframe. Rispondi, soldato. Mio caro Rafael, tu sei veramente un genio. Volete stare un po' zitti? La tua scintilla è mia, Demolitore. Oh.
tieni tanto al Toxin, vero? Rispondi! Prendilo! Agente Fowler, la missione è compiuta, ma dovrò rimboccarmi le coperte. Raf, apri il ponte, fallo subito. Oh no.